La crisi economica di questi ultimi anni colpisce soprattutto le imprese gestite da donne. A Roma più della metà ha diminuito i ricavi, ce ne parla Filippo Pala. La crisi economica post-Covid ha colpito duramente le imprese al femminile di Roma. Due su tre, tra quelle del terziario, hanno percepito un peggioramento della situazione e una su tre ha dovuto ridurre il personale. Di queste, oltre il 96% hanno fino a 9 dipendenti. I dati provengono da una ricerca di Confcommercio, secondo cui oltre il 54% delle aziende gestite da donne ha visto diminuire i ricavi. In generale, in provincia di Roma, le aziende al femminile sono poco più di 61.000 su 222.000, con prevalenza di negozi, bar e ristoranti. Roma è un terreno fertile per le imprese, ma sono ancora troppo poche rispetto alla media nazionale. Quindi vogliamo andare a colmare questo gap con le nostre potenzialità, con le nostre competenze. È necessario armonizzare sul territorio questa spinta imprenditoriale. Dopo la pandemia, le donne hanno pagato un duro prezzo. Delle aziende in rosa, oltre un terzo negli ultimi 2 anni ha dovuto richiedere un finanziamento. Il 57% lo ha ricevuto, 10 punti percentuali in meno rispetto ai colleghi uomini. Per fare impresa, le donne devono accettare rinunce, inclusi i sacrifici per la famiglia, mentre il 30% affermano di essere state discriminate sul lavoro per motivi di genere.